Allora, io mi smuto e chiaramente abbasso la musica, dovreste sentire sia la mia voce sia sentire un po' meno di musica e rivelo immediatamente, perché chiaramente non ci sono dei segreti, l'ospite di oggi, insieme poi a Matteo, che mi fa un po' strano Matteo, l'avevo fatte da sole le ultime live e quindi vederti così mi fa sentire un po' ritornato ai vecchi tempi, ai vecchi fasti, o no? Miseria. Bellissimo. Buonasera a tutti, ditemi se va bene la voce, ditemi se va bene la voce dei nostri ospiti e soprattutto se va bene la musica, perché altrimenti no, ci regoliamo. Questa sera sapete, insomma, chi è il nostro ospite, se non lo sapete ve lo presento immediatamente. Stiamo parlando di Massimiliano Lucidi. Come, no, ero abituato a dire come sempre, però no, come ai vecchi tempi, qui a fianco a me ho Matteo, e per farvi vedere che è un co-host, io posto il microfono, penso non lo capisca nessuno, che perché c'è scritto Massimiliano host, no, si rivela tutto nudi, tutto quello che c'è sotto. Queste cose dark web, giustamente sotto life si dovrebbero far prima, ma me ne sto
aperto solo ora, quindi non vi preoccupate, è stata una questione di un secondo. Stiamo aspettando che tutti arrivino. Sì, insomma, sì, no, chiaramente le prime chiacchiere che facciamo adesso sono di presentazione dell'ospite, Massimi, che in realtà è un abitué, non è soltanto un abitué, ma è anche quasi padrone di casa praticamente, perché sta sempre qui con noi. Dice Cighetti, siete tipo Riccioli d'Oro e i tre orsi dell'illuminazione. L'ha detto. Sì, io sono spero di fare una live alla sua altezza oggi, maestro, insegni. Ah sì, chiaramente devi sapere, Cico, che Massimiliano è diventato un grandissimo fan dalla live che hai fatto con noi. E mi ripete sempre: no, quella live era bellissima, bellissima, mi è piaciuto tantissimo. Uno per illuminato, uno poco illuminato e uno medio illuminato. Ah, in quel senso, sì, in quel senso. Non avevo capito. E questa sera siamo appunto con Massimiliano Lucidi, ricercatore che già avete sentito sui nostri canali diverse volte. E chiaramente stiamo parlando di un microbiologo, di un microscopista, dico chiaramente perché lo abbiamo detto da ogni parte sui nostri canali social, e assolutamente un grande amico, l'ho detto pubblicamente, è una dichiarazione bella e buona, Jacopo. Esatto. Andrà anche su YouTube, Andrà anche su YouTube, quindi... mi raccomando. Devo ancora caricare, ecco pure Cico sta in live, lo dico anche questo pubblicamente, devo ancora caricare tutte le live della seconda stagione che è iniziata da un pezzo ormai, lo farò piano piano, già le ho caricate, devo soltanto pubblicarle. Sorry. Così le recupero anch'io. Così le recupero. Nel link in sovraimpressione. No, non c'è, non dire c'è. Cose. Non dire cose perché poi si rivela. No, però potete cliccare se io scrivo punto esclamativo ospite, potete cliccare questo link che vi ho messo in chat per poter andare a curiosare sul profilo di Instagram di Massimiliano. Non c'è tanta roba, però magari ogni tanto mette qualcosina e potete rimanere aggiornati su quello che fa, insomma. E anche perché, come dicevo, lui è un ricercatore, è un topo da laboratorio, lui stesso, perché stai a tutti gli effetti 12 ore su 24 in laboratorio. E direi di sprecare due parole, come diceva Massimiliano, come diceva Matteo prima. Stiamo aspettando che le persone si siedano su questi divani virtuali all'interno del faro. E ovviamente, Massimiliano, intanto che la gente si siede, dici qualcosina di te. Dica. Allora, innanzitutto ciao Lanternini, ancora non vi avevo salutato del tutto. Lanternini. Benvenuti. Lanternini è carino, è venuto. Carino, è vero, è da coniare. Che nell'insieme illuminano tutti insieme al faro, no? Dei curiosi, questa proprio. Allora, mamma mia. È così che sei diventato postdoc in microbiologia? E con questo. Esatto. Ok. Allora, io sono un assegnista di ricerca dell'Università Roma 3 e in realtà da poco, da un anno, mi sono dottorato sempre in microbiologia. Ho fatto un dottorato in ingegneria elettronica applicata perché volevo esplorare un po' l'ambito dei microscopi un po' più da vicino, e quindi da biologo mi sono spostato a ingegneria elettronica e poi sono tornato di nuovo al dipartimento di scienze. Diciamo, è come quando si incamerano conoscenze e le si portano di nuovo dentro casa, stesso discorso, uguale. E da là, è ritacciato di tradimento, invece poi sei ritornato esatto, al gregge. Esatto. È una taglia sulla sua destra. Esatto. A biologia c'era la sua foto. Esatto, quindi sono arrivati una decina di cacciatori di teste e mi hanno intimato di ritornare nella terra natia e sono ritornato appunto, sono tornato a praticamente mettere in coltura i miei amatissimi batteri. Mi occupo di microrganismi, in particolare studio microrganismi pericolosi per l'uomo e tra le tante cose, oltre all'ingegneria genetica, cioè alla manipolazione genetica del DNA di microrganismi per studiarli, mi occupo anche di approcci di microscopia. Che in realtà, essendo la parte un po' più, diciamo, anche a pill divulgativa, è quello che oggi porteremo proprio effettivamente qui, in questa live al Faro dei Curiosi. Abbiamo diverso materiale che Massimiliano ci ha, insomma, intimato di mostrare, tra l'altro, a proposito di coercizione forzata, e noi mostreremo oggi.
Quindi è il bello di poter usufruire di un supporto video oltre che audio. Assolutamente, assolutamente. Quindi oggi volevo parlare, in generale ricordiamo il titolo, dai batteri ai singoli atomi, uno sguardo all'infinitamente piccolo, ovvero di tutto ciò che c'è nella scala che va dai batteri e ciò che riguarda i batteri fino ai singoli atomi, cioè dove l'occhio umano e non solo umano, chiamiamolo elettronico, può spingersi, ok? Fino ad oggi almeno. Bene, quindi faremo tutto un excursus su ciò che si può vedere a occhio nudo, fino a ciò che non si può vedere a occhio nudo e che non si poteva vedere neanche con l'ausilio dei microscopi fino a poco tempo fa. Che bello, Massimiliano che mi toglie questo ruolo incombente di presentatore perché tanto lui fa la lezione che già sa e quindi va speditissimo. Io mi devo solo rilassare, Matteo. Oggi, questa sera non facciamo nulla, te lo dico io. No, però a parte scherza, prima di entrare nel vivo della conversazione volevo chiederti una cosina. Ti presenti, no? Già ti sei presentato chiaramente benissimo, però ci puoi dire, questa è una cosa che facciamo sempre, no, vero Matteo? Chiedere un aneddoto buffo all'ospite, se ce l'hai, se ce l'hai pronto, se ce l'hai in mente, qualcosa di curioso che ti è successo ultimamente. Di L'unica cosa che ricordo adesso, ho preso un po' alla sprovvista, è che una fruttivendola mi ha chiesto di fare un'urinocoltura perché non stava benissimo. Sono quella andato a sotto casa, comprare così ti ha detto. la frutta. Vabbè, perché no, dai. E ti ha Ogni dato la tanto pipì facciamo un così? po' Come? di service, sì, in cambio di... ho capito, ciliegie, ma c'è presente quanto costa una cosa al chilo? Io non ho parole. In qualche modo bisogna arrotondare. Ovviamente adesso devi osculare la mia faccia perché dopo che ho detto che lavoro a Roma 3 devi pixelarmi tutto. Certo, ovviamente. Cambio di voce. Succede, ognuno fa un po' qualcosa, dai, ognuno. Un'urinocoltura. Tipo a forum, devo mettermi di spalle adesso. Ogni tanto ognuno fa qualcosa del genere, dai, però ci sta, ci Che sta. spettacolo. Comunque, salutiamo la nostra amica Fruttivendola che ci sta guardando sicuramente. Stai Ma è benissimo, quella non ti preoccupare. davanti all'università. Sì, non facciamo nomi. Maria, Non hai stai infezioni benissimo. mortali di nessun tipo. Maria, ciao. Salutiamo Maria. Quindi sì, siamo Lilia che sempre al dice sicuro. i lattobacilli, così, Lato bacilli, senza sì. un contesto. No, 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 era lei che mi ha aiutato a fare. Abbiamo fatto anche l'indagine in microscopia. Ah, Lei si è ok, quindi messa non erano i là suoi, non erano i suoi. esatto. No, no, no. Tra l'altro anche in tema volendo. Quindi oggi possiamo ripercorrere dalla sua infezione urinaria praticamente con metà live, Ma quasi tutti gli diciamo lasciamola argomenti. lì, quella. Ci servirà come diceva De Luigi imitando Blu Notte, eh? Ci servirà più tardi, lasciamola lì quella urinocultura. Allora, noi siamo in numero direi abbastanza buono per poter iniziare questo viaggio, Massimiliano, che dici, questo percorso. Tu, io Perfetto, sapevo che avevi volentierissimo. qualcosa da mostrarci inizialmente, così per buttarci in medias Sì, res. in mezzo alle cose, come Vai. dicevano gli antichi. Vai. Allora, arrivo subito. Non so se vedete il mio schermo. Mio sta partendo, eccolo. Allora, questo praticamente è un video dell'LBC, un'università famosissima che c'ha un sacco di facility fighissime di microscopia in cui fa vedere un granello di sabbia e poi ingrandendo sul granello di sabbia si vede un microrganismo che è poi, se vogliamo, il microrganismo più manipolato nella storia della micrologia, che è Escherichia coli. Eccolo qui. È praticamente questo bacillo, questa sorta di razzo che vedete qua rappresentato. Ok, il video adesso sta andando in loop, lo andiamo un paio di volte. Questo semplicemente per farvi rendere conto delle reali dimensioni di cui parliamo, ok? Cioè, noi tutti possiamo vedere un granello di sabbia ad occhio nudo, però sicuramente non possiamo vedere un batterio, ok? La cosa fighissima di questo tipo di microscopio, che io ho usato abbastanza nella mia carriera, non tantissimo, che si chiama el microscopio elettronico a scansione, è proprio il range di ingrandimenti che può fare, cioè permette di vedere cose a occhio nudo in una grande risoluzione, può zoomare molteplici volte, fino a 20.000 volte,
per andare a vedere dei livelli di dettaglio quasi nell'ordine del micron. Che cos'è il micron? È il milionesimo di millimetro, ok? Quindi praticamente una cellula batterica è un oggetto di dimensioni quasi infinitesimali. Non so, devo se dire, questa cosa è meravigliosa. Io lo farei andare in loop un altro po', se, perché veramente è una cosa fighissima. Diciamo andare 20 volte. Diciamo che questa fa proprio parte della, come dire, dell'incredulità di utilizzare microscopi così potenti, cioè nel fatto che una delle cose che si diceva, che smentiremo più volte, no? Durante questa live, è il fatto che spesso e volentieri quelle cose non esistono, quelle cose che stai studiando, che stai ipotizzando, proprio perché non hai magari gli strumenti per poterlo verificare, perché non si vedono, no? Se non si vede, esatto, io non ci credo. E spesso e volentieri molte cose erano già state teorizzate prima di riuscirla a vedere, come la stessa esistenza degli atomi, piuttosto che appunto l'esistenza di patogeni che potessero far male in qualche modo. Loro sapevano semplicemente che sterilizzando una determinata superficie sapeva che di uccidere determinati patogeni, ma non sapeva neanche descriverli perché non aveva gli strumenti per poter dire come erano fatti. Invece oggi, guarda un po', li possiamo addirittura vedere. Assolutamente. Max, visto che si parlerà spesso, immagino, di risoluzioni di questo tipo di cosa, vogliamo dare una definizione, cioè che cosa vuol dire risoluzione di un micron? Sì, assolutamente. Allora, la risoluzione è la capacità di distinguere due punti come entità distinte. Sì. Ok, una risoluzione bassa non permette di distinguere due entità, ma ne si vede un'unica sola entità. Questo è, diciamo, l'aspetto di risoluzione, diciamo, la definizione più generale, no? Poi c'è un padre, in realtà, teorizzatore della risoluzione, che è Ernst Abbe, di cui adesso, tra l'altro, abbiamo un monumento dedicato davanti all'Università di Jena, bellissimo, che è una sfera gigante con la formula della risoluzione raggiungibile massima, e che ha dato proprio i limiti della risoluzione effettiva, ok? Ora vi voglio mostrare un attimo un'altra, brevissimamente, una diapositiva. Non so se ci riuscirò. Immagino di sì. È meraviglioso quando gli ospiti si portano le diapositive, le cose, perché dimostrano proprio una passione incredibile, proprio come fece Cighetti, no? Non che gli altri non l'hanno fatto e quindi di conseguenza non lo sono, però è evidente come ci si porta proprio il proprio fardello appresso, no? Ogni volta che si fa un convegno, una presentazione. Eccolo qua. Allora, non so se la vedete, qua in realtà abbiamo una grande scala praticamente di valori che ci danno un po' un ordine di dimensione di quello che stiamo vedendo, ok? Qui abbiamo chiaramente il nostro adulto femmina, e poi abbiamo una serie di oggetti di uso comune che possiamo vedere, per esempio l'uovo di pollo. Meno di uso comune è l'uovo di struzzo, non so quanti di voi... dipende dalla regione, immagino. Dipende dalla regione, esatto. Comunque noi dobbiamo sempre lanciarci a livello internazionale, non si sa mai. Quindi prima o poi so che faremo le live in inglese. Sì, sì, sì. Poi abbiamo un oggetto estremamente caro all'host Jacopo De Luca, che è un uovo di rana. Ricordiamo il suo passato di famoso studioso di anuri, in particolare di rane d'oro, esatto, anche. E poi praticamente ci spingiamo verso oggetti che chiaramente diventano quasi invisibili a occhio nudo, cioè ad esempio un oocita, cioè un uovo umano, se vogliamo. Ora, qua, dove vedete la regione di 100 micron, che sarebbe praticamente la decima parte del millimetro, abbiamo il teorizzato limite di risoluzione dell'occhio nudo umano. Quindi vuol dire che al di sotto di questa soglia noi non riusciamo più a distinguere nulla. Ma guarda un po', praticamente c'è sta l'80% della biologia sotto questa soglia. Quindi, diciamo, l'assenza di uno strumento che ci permettesse in qualche modo di investigare questa parte dell'infinitamente piccolo, praticamente ha rappresentato negli anni quasi un limite quasi invalicabile. Ora, fortunatamente nel 1800 furono creati da un certo, come posso dire, raffinatore di lenti,
e mercante che si chiamava Anton von Leeuwenhoek, una serie di lenti, un oggetto fatto con una serie di lenti che è il moderno microscopio ottico. È molto vicino in realtà a quello che fece al moderno microscopio ottico. Chiaramente poi è stato ottimizzato, la produzione delle lenti è stata migliorata e così via, però questo ci ha permesso di vedere praticamente tutta la fetta che va dai 100 micron a, diciamo, più o meno a un micron. Tecnicamente il limite di risoluzione del microscopio ottico viene dato a 250 nanometri. Il nanometro è praticamente 10 alla nona metri, cioè, se preferite, un milione di volte più piccolo rispetto al millimetro. Se preferite. Quindi una cosa, se preferite, altrimenti... Cioè, prendete una cosa da un millimetro, per esempio. Esatto. Per esempio, non lo so, il bianco di un'unghia. Ok, la parte finale quindi dell'unghia, quando esatto. cresce, quando la devi tagliare, prendete esatto. quella, ecco, fate per, hai detto... un milione, no, è detto... per un milione, per, sì, un, per milione. Un milione di ingrandimento, okay. quello un millimetro, si arriva un milione al nanometro, si arriva, continua a essere chiaramente difficile proprio da descrivere, sì, però penso che questa scala che hai fatto vedere credo sia soddisfacentemente attendibile dal punto di vista dei disegni, ecco, perché altrimenti sarebbe esatto. veramente difficile vederlo. Ok, sì, praticamente Anton von Leeuwenhoek permise di arrivare a questi famosi 250 nanometri, circa 200 nanometri, poi questa è molto dibattuta su qual è effettivamente il limite di risoluzione massimo, però in realtà ci permise di investigare una buonissima fetta della biologia. Ora, la cosa fica è che circa 20 anni dopo ci si rese conto che Anton von Leeuwenhoek aveva fatto del microscopio un qualcosa di, chiamiamolo, perfetto. Cioè vuol dire che non era perfettibile, cioè non era ulteriormente migliorabile. Cioè vuol dire che grazie a quello che aveva creato, sì, si potevano utilizzare degli accorgimenti, eccetera, però c'era un limite fisso fisico che si chiama limite di diffrazione, ok? Che fu proprio Abbe, lo stesso che diede la definizione di risoluzione, a dare proprio un limite fisico. Ok? Questo dipende da numerosi fattori, adesso non entriamo troppo nel dettaglio, anche perché ci sarebbero speculazioni fisiche praticamente infinite su questo, e grazie proprio al suo intervento siamo riusciti a capire che noi non potevamo più utilizzare semplicemente il microscopio di Anton von Leeuwenhoek, non potevamo neanche più migliorarlo, perché tanto ci sarebbero stati dei limiti per noi invalicabili, per noi microscopisti perlomeno, convenzionali. Come okay? scrive questa poi... Si chiama? Scusami, non ti volevo interrompere. Questa si chiama microscopia convenzionale, cioè la microscopia che arriva fino alla cosiddetta parte della microscopia ottica, o a risoluzione normale, fino a 200-250 nanometri, che è praticamente, se vogliamo, un quinto di un batterio, il batterio è un micron. E come scrivono i colleghi di Yes and Twitch, limiti di risoluzione go to hell. Con un emoji con un emoticon bellissima. Che anche noi abbiamo, no? Matteo, fai vedere anche noi che abbiamo le... Sfoggia anche tu le emoticon che abbiamo. E tra l'altro, a proposito di sfoggiare, chiaramente io faccio questi piccoli break, ma soltanto per far sentire un po' la mia voce, perché sennò mi sento messo da parte. Guardate la maglietta di Massi, guardate che bellissima maglietta ha questo ricercatore. Non la lavo dall'ultima live. Bello, esatto, sì, perché deve essere così la... Esatto, come dico. E, interrompi la condivisione così possiamo sì, guardare tutti e tre. Eccoci qui. E, benissimo, abbiamo parlato quindi di microscopia convenzionale come ultima cosa che hai citato. Una cosa che mi andava di chiederti, no, Massimiliano, a proposito di quello che hai detto fino adesso. Hai qualche esempio che ci riesci a fornire di come fino a quel momento la microscopia andava bene? Insomma, quel tipo di microscopia avevano andava bene, e poi chiaramente sì, però c'è un limite, nel senso, non possiamo continuare, no? Perché questa cosa è interessante quanto il limite tecnologico possa fornire, come dire, dei problemi, perché
molti paragoni poi si possono fare con i tempi nostri. Cioè, no, vabbè, noi chiaramente non possiamo vedere il futuro, siamo i più tecnologicamente avanzati possibile, però chiaramente c'è sempre un futuro più tecnologico. Quindi all'epoca c'è un esempio che ci dici, guarda, no, siamo fermati qui. Guarda, ma se un grande esempio ce l'abbiamo anche nei tempi odierni. Purtroppo si chiamano virus. E essendo ancora più piccole dei batteri, assolutamente non sono accessibili con i metodi di microscopia convenzionale. Al massimo potevano vedere gli effetti di questi, chiamiamoli agenti, perché poi loro non riuscivano neanche a dargli una forma, sulle cellule, che sono molto più grandi. Quindi vedevano i cosiddetti effetti citopatici, cioè ciò che uccideva le cellule, ciò che in qualche modo le faceva esplodere, scoppiare nei modi più splatter possibili. Quindi in realtà i virus sono un ottimo esempio di come ci sia stato poi un limite assurdo nella microscopia, per cui questi non sapevano neanche realmente come fossero fatti. Sì, magari li potevano teorizzare, però anche lì purtroppo tutti gli scienziati sono un po' San Tommaso, cioè finché non vedono non credono. Giustamente. Quindi cosa meglio della microscopia per ovviare a questa problematica? Vedere le cose direttamente. Beh, per forza, per forza. Beh, è incredibile come lo sguardo di un microscopista va da una parte e quello di un astronomo va dalla parte opposta, però entrambi hanno bisogno di uno strumento per poter ampliare quelli che sono i propri limiti fisici. E a proposito di limiti fisici, non lo so, è uscito prima, non è vero, non è a proposito, però mi andava di fare un segue che non è tanto molto carino. Nella chat dovreste trovare, se no lo rifaccio, punto esclamativo segui, no, seguici, credo, i nostri canali. Se ancora non ci seguite su Instagram, su Facebook, su YouTube e quant'altro, in realtà abbiamo aperto da poco il canale TikTok, non l'ho messo fra questi canali, potete seguirci ovunque praticamente, quindi insomma siamo veramente ovunque, e anche soprattutto sul nostro blog, perché ogni settimana escono almeno un paio di articoli di comunicazione sulle cose più interessanti che ci capitano sotto mano, dove parliamo insomma delle news, le news biologiche, soprattutto riguardano gli animaletti e eccetera eccetera, perché ci piacciono tanto, però in generale cerchiamo di coprire la biologia il più possibile. Mi state facendo di voglia di riprendere con le live dal microscopio. Avere un microscopio a portata di mano. Avere un microscopio a portata di mano ti riesce facile se ce l'ha a portata di mano. Però insomma sì, è tanta roba. Fatto questo spot pubblicitario che non finisce dicendovi, potete tranquillamente abbonarvi gratuitamente con il vostro abbonamento scrivendo se avete Amazon Prime e lo utilizzate per vedere i film, ma non avete una... non vi siete sottoscritti a un canale Twitch, ce l'avete gratis, potete farvi la sottoscrizione gratuita andando su Amazon Gaming, che è un altro link sempre che avete in chat. Andate lì, cliccate, unite i due canali, Amazon Prime e Twitch, e potete farvi la sottoscrizione gratis al canale di Life, farò di curiosi. Meno di un minuto. Sì, meno di un minuto. Allora, o sempre al link in sovraimpressione. Non c'è un link in sovraimpressione. La smetta lei di dare delle false indicazioni. Lo facevano tutti, Pippo Baudo, Mike Buongiorno, non lo posso fare io. Non lo puoi fare, lo faremo un giorno, faremo questa cosa solo per te, avremo un link in sovraimpressione nel quale c'è scritto cliccare qui. Va bene, va bene. Ritorniamo ai nostri microscopietti. Allora, ai nostri limiti fisici. Hai detto limite fisico e hai nominato sempre questo parallelismo bellissimo tra astronomo e microscopista, no? Entrambi utilizzano entrambi utilizzano strumenti che si basano poi sulla legge di Hubble. Io volevo dire solo un'unica cosa che ha a che fare con il verbo vedere. Al di sotto del monumento di Hubble, nella sua, non so come chiamarla, una sorta di epigrafe dedicata a lui, c'è scritto la formula della risoluzione e sotto c'è scritto due parole bellissime, anzi tre. Now we see. Ora noi vediamo. Bellissimo. Perché soltanto grazie alla legge di Hubble, cioè soltanto conoscendo i limiti, che si possono infrangere. Questa cosa però ci arriviamo un po' più in là, perché... facciamo prima un percorso storico che stiamo seguendo.
allora la fortuna dei batteri, a differenza dei virus... Volevi cercare il tatuaggio, no? Scusami, ce l'hai la frase da tatuarti sulla... Now we see, che però penso che mi denuncino, perché anche il logo di una famosissima azienda che si chiama Birrior, che fa proprio tutte cose per microscopia a super risoluzione, che infrange la legge di Hub, quindi praticamente... Ah, magari fai da pubblicità vivente, che qual è? O quello, oppure metà da Nike. OBS, capito? Queste cose... è un po' la trisciata, no? Leica System, Nikon, queste cose... Perché tu e altre 5 persone in giro per strada, se cammini per 20 anni, riconoscerebbero esatto. Lo slogan, però... Esatto. Allora, in merito a ciò, è vero che i batteri sono molto piccoli e si trovano vicino al limite della risoluzione, però hanno una fantastica proprietà, ovvero crescono dando origine a colonie. Cosa sono le colonie? Le colonie sono praticamente un party di... praticamente di batteri, con al centro una console di David Guetta, che dà origine a circa 10 alla decima. Approfitterò di questo momento di buio per lasciare la conduzione a voi. Addirittura, anarchia pura, Matteo. Te lo dico. Poi ci fa un ban al canale. Esatto. Allora, qui... Ferma ban parlando di microorganismi. Vai. Perfetto. Qui ho giusto appunto una cosiddetta piastra Petri. Cos'è la piastra Petri? La piastra Petri è un oggetto che ospita al suo interno una sorta di gelatina, chiamiamola così in maniera impropria, che ha all'interno una serie di nutrienti che permettono ai microrganismi batterici di moltiplicarsi. Come spesso si dicono nei meme che hanno a che fare con la biologia, per i biologi la moltiplicazione e la divisione è la stessa cosa. Certo. Cioè, quando i batteri si moltiplicano, a loro volta si dividono, aumentando di numero enormemente. E lo fanno... Esatto. E lo fanno praticamente nel giro di una notte. Una serie di batteri, nelle opportune condizioni, possono dare origine a queste strutture, che poi vi mostrerà Jacopo con calma nelle immagini, anch'esse in sovraimpressione. No, scusate, lo devo fare, lo farò 10 volte, te lo dico, questa cosa mi piace. Puoi caricare te, Max. Ce l'ha già Jacopo pronte. Io ho altre cose aperte che devo mostrare nei successivi. Però come appunto una piastra, e queste formazioni che vedete qui sono in realtà colonie batteriche che originano da un'impronta digitale di me e i miei colleghi, praticamente. Quella sorta di granello di sabbia che ospitava Escherichia coli, in realtà un granello di sabbia che ho portato sul mio fingerprint, sulla mia impronta digitale, che ho permesso ai microrganismi di crescere e proliferare. Praticamente una colonia, perciò, non è nient'altro che un qualcosa che origina da una singola cellula che si è moltiplicata un numero quasi infinito di volte e che è visibile a occhio nudo. E questa cosa per la microbiologia è stata praticamente una cosa fantastica, a dir poco fantastica. Si utilizzano praticamente questi supporti, un tempo si utilizzavano di gelatina, oggi si utilizzano supporti cosiddetti di agarosio. L'agarosio deriva, è uno zucchero purificato dall'alga agar agar, perché cucina l'avrà sicuramente utilizzato a volte come addensante, serve per fare anche gelatine e simili. Che come tutti i cuochi in chat me meneranno su sta cosa, però mai usata personalmente. La cosa fica, a differenza della gelatina, è che l'agarosio è una sostanza molto inerte. Molto inerte significa che i microrganismi non possono degradarla, a differenza della gelatina. Molti microrganismi, infatti, hanno capacità di degradare la gelatina perché sono proteine, producono degli enzimi, delle sostanze che vanno a degradarla, che si chiamano proteasi, e che quindi squagliavano nettamente la cultura. Perciò non avevano la possibilità di... Quanto duravano? Considera che esistono dei test, per esempio l'API test, eccetera, che consente di vedere se un microrganismo produce proteasi, che nel giro di una notte squagliano completamente il composto di gelatina al proprio interno. E quindi si trovano senza supporto queste colonie? No, non crescevano le colonie, perché il batterio, se non è al di sopra di una superficie semigelatinosa, non forma questo party, ok? E praticamente tende a nuotare, si diffonde nell'ambiente, semplicemente ottenevano qualcosa di, penso, torbido, una soluzione torbida, una sospensione non meglio definita. Una
Una lerciata, una porcata che prendevano e buttavano, immagino. Ok. Poi non mi ricordo chi, ma parliamo comunque di una cosa che sicuramente è precedente al Novecento, introdusse l'agarosio, come o l'agar in generale, e si rese conto che praticamente quasi nessun microorganismo andava a degradare questo zucchero, e che anche era uno zucchero perfetto perché produceva delle maglie microscopiche che permettevano anche il passaggio di sostanze nutritive. Quindi praticamente questa roba non è nient'altro che agarosio e quello che io amo definire brodo della nonna, perché è l'odore classico che si sente e si avverte nei laboratori di microbiologia. Oddio, okay. È un po' più pesantuccio l'odore vostro. Sì, però ci piace pensare che comunque è sponsorizzato da Giovanni Rana. Esatto, chiudendo gli occhi. Chiudendo gli occhi. Musica New Age. Mamma mia, ogni volta... le narici ringraziano, diciamo. Esatto. E si torna subito abituato ai tortellini in brodo. Esatto. Sì, perché in realtà la maggior parte dei nutrienti che si mettono sono estratti di carne e altre sostanze, che sono poi quelli che formano i cosiddetti terreni ricchi, cioè particolarmente ricchi in sostanze, anche un po' indefinite, spesso non si sa chimicamente quali sono le composizioni dei terreni ricchi, però diciamo che sono terreni ad uso comune che si utilizzano nella routine nel laboratorio di microbiologia. C'è qualcuno che ha assaggiati? No. No, perché come dici tu immagino che facciano un po' schifo. Io ti posso dire, li ho odorati, questo sicuramente, perché quando sì, prepari i terreni c'è sempre questo odore di carne liofilizzata, e quindi è un po' così, insomma. E come dicevo, Jacopo, è il tuo momento. Eccomi. Mostra le piastre Petri. Subito, immediatamente. Intanto dice Scribius, una magnifica illustratrice, mi raccomando, andate a vedere il suo profilo Instagram. Non pubblica tanto, ma quando lo fa pubblica delle cose meravigliose. Scrive: ho bisogno di disegnare il party di batteri con ghetta batterio che ballano su un granello di sabbia. Quindi adesso noi ci dobbiamo aspettare. Disegna tantissimo, c'ha un sacco di lavoro da fare. Prego, sì. Però sento che di parlare a nome della comunità scientifica ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno, esatto. Quindi ormai ti sei immolata. Sì, benissimo, benissimo. Scusate, io assolutamente non ero in bagno. Allora, perfetto. Allora. No, stava facendo le piastre batteriche che adesso... Esatto, le sto facendo io. Piastre Petri, questo per farvi capire la dimensione di una piastra Petri normale. Chiaramente Massimiliano ce l'ha a casa perché quella è inerte, no? Sì. Se la può... sì, no, assolutamente inerte. Okay. Questi sono, stavo dicendo, dei fingerprinting nostri, cioè delle impronte digitali. E a meno che non siamo infetti da qualcosa di pericoloso, cosa che non credo a giudicare più o meno dalla morfologia di colonia, più o meno. Non siamo spacciati, quindi è il motivo per cui siamo... Alcuni sono praticamente in chat adesso a fare casino e uno è qui in live. Quindi dai, promette bene. E allora. non sto facendo vedere nulla semplicemente perché per sbaglio ho cliccato su Premiere, quindi adesso sta aprendo il programma. Quindi un secondo solo che apro. Vai tranquillo. Con calma. Allora io continuo a parlare. Quello che dicevo... mostreremo che cos'è. Allora, sono una serie di piastre in cui sono seminati dei microrganismi, ok? Sono colture pure. In realtà, dietro i terreni c'è un mondo, vero? Perché i terreni spesso si utilizzano per identificare proprio le specie di microrganismo. Allora, premessa. Per quanto noi vogliamo bene a tutti i microbiologi ambientali, eccetera, il traino principale della microbiologia, sin dagli albori, è stato poi la microbiologia clinica, cioè gli aspetti clinici dei batteri, cioè come molte specie di batteri sono poi pericolose per l'uomo, creano determinate malattie e sono cosiddetti agenti eziologici di malattie poi note, per esempio la tubercolosi, il colera, queste sono tutte malattie batteriche. Molti di questi microrganismi, anzi quasi tutti quelli che hanno una rilevanza clinica, sono coltivabili con fatica, perché ci hanno messo anni per capire come si faceva, però in determinati terreni. Esistono terreni che addirittura ti permettono di discriminare a seconda del colore che ottieni della colonia
tipo di microorganismo, ok? Cioè, non è una cosa facilissima in realtà, è un'expertise che si acquisisce negli anni, motivo per cui il microbiologo è un mestiere, e motivo per cui, tra l'altro, io, non essendo un microbiologo che lavora direttamente in clinica, conosce, ma conosce in maniera meno rutinaria di chi effettivamente lo fa tutti i giorni, facendo isolamenti, semine su terreni di diversa natura. Terreni, molti di questi sono fighissimi, sono i cosiddetti terreni cromogenici, cioè significa che cambiano colore a seconda della colonia che ci cresce. Ok, esistono dei terreni per alcune specie che, se ci cresce una specie, da giallo diventano rosa, da rosa diventano gialla, e ce ne sono praticamente ormai di tutti i tipi, per aiutare... Perché cioè, la colonia, cioè, una determinata colonia modifica l'ambiente e quindi... Esattamente, so, molte... piaccia o produce altri, esatto, quindi i reagenti, esatto, dentro il terreno... cambiano, okay, colore, e aiutano in questo modo l'identificazione della specie, perché comunque è vero che molti microrganismi hanno delle forme... proprio delle colonie caratteristiche, hanno delle caratteristiche proprio visibili su piastra, però dato che esistono batteri, esistono molto prima di noi, la quantità di specie batteriche presenti è infinitamente superiore a qualunque altro organismo esistente, proprio perché sono qui da più tempo di noi, e quindi ovviamente hanno avuto un percorso di speciazione molto più ampio, e quindi è anche difficile... Esatto, e quindi è anche difficile capire poi se un microorganismo è effettivamente lui o no. Infatti ci sono una serie di altri esami di cui non entreremo in merito, se no faremo una live solo su questo, in cui praticamente ti aiutano a capire se cresce su un terreno, ti danno la conferma che effettivamente sia quella specie pericolosa per l'uomo, e quindi anche attuare una corretta terapia antimicrobica, antibatterica, in particolare antibiotica di solito, contro quel determinato agente. Certo. Okay? Mi aiuta soprattutto il medico, anche se vogliamo, no? A capire quale terapia utilizzare. Gli apo? Allora, io sto facendo vedere la piastra al live. No, non sto facendo vedere niente. No, fidati, sì. Ok. Non a voi, perché chiaramente è meglio se l'ospite condivide, non io, perché io sto facendo un casino. Però cercherò, credo di aver trovato la soluzione, Infatti sto smanettando da un po'. Perfetto, direi. Credo di questa? Credo di no. Che... Che piastre... Che piastre la numero uno sto mostrando. È quella che sembra una pizza, Max. Quello sul sfondo, agazzante. Rosso, sì. E le allora, colonie... Quelle sono streptococchi. Sono streptococchi, che sono dei microrganismi... Vabbè, che di solito sono pericolosi per l'uomo, sono diversi tipi di streptococchi. E in particolare, su quella piastra, si vede intorno a ogni colonia un alone. Cosiddetta alone beta emolitico, vuol dire che tutto il sangue che è presente nell'agar, quindi nella piastra, è completamente degradato. Ok. Quindi vi fa soltanto capire quanto può essere pericoloso un microorganismo per l'ospite umano, anche semplicemente vedendolo su una piastra. Dentro la piastra ci sono proprio globuli rossi umani, quindi vuol dire che quel microorganismo è adattato per rompere le cellule umane, estrarre nutrienti, e fa baldoria praticamente all'interno dell'ospite umano. Notevole. Sì, tra l'altro i streptococchi, a proposito di identificazione, si possono identificare in base all'alone su agar sangue, ok? O su varianti dell'agar sangue, come il Columbia CNA e altri. Cioè, esistono alcuni che sono beta emolitici, danno un'emolisi completa, cioè praticamente danno quell'alone, quell'aureola trasparente intorno alla colonia, e altri invece che sono cosiddetti alfa emolitici o viridanti, per cui danno un'emolisi parziale, è un po' opaca, cioè lisano i globuli rossi ma non del tutto, li rompono ma non. Mi raccomando, ragazzi, se lo cercate di farlo a casa, questi sono i tips giusti per poterlo rifare tranquillamente, insomma. Esatto. Allora, cerchiamo di andare un po' meno sullo specifico, anche perché probabilmente soltanto Ya Science Twitch ti riesce a capire in un qualche modo, e meno male che Paolo è con me, perché io sono un naturalista e Paolo è con me qui adesso e mi dice non è una pizza questa, infatti, scusate, l'ho letto adesso perché stavo sistemando questa roba. E chi ha acceso il faro? Ah, ho acceso qualcuno il faro, è vero, Debra May, grazie. Mille. Grazie. Per aver acceso il faro, per essere qui con noi.
C'è Yasen Switch che dice: non si usa sangue di montone defibrinato per gli agar sangue? Dipende. Dipende. Dipende dal tipo di agar sangue, da quello acquistabile. Solitamente si utilizza quello di montone, sì. Però ce ne sono anche altri di pecora, di cavallo. Dipende dal tipo di piastra. Okay. E esistono anche quelli, chiaramente, cioè emazie umane. È un mondo dietro, veramente. Tra emazie non è una parola romana per dire giusto, che è una... sono i globuli rossi. Esatto, che non è una zia particolare, ma sono i globuli rossi, semplicemente. Allora, io vado con la prossima. Quindi devo togliere questa. È una cosa particolare, però intanto... due secondi, adesso ho capito bene come farlo agilmente. Voi chiaramente non la vedete, Massimiliano e Matteo, però io ce l'ho la mia aperta. L'importante è che lo vede la live. Allora, siamo arrivati a questa infiorescenza, sembra, di piastre petri. Sì, quello praticamente è una cosa interessantissima. Sono lo stesso microrganismo cresciuto su terreni leggermente diversi. Ci sono delle piccole differenze tra una piastra e l'altra, che magari uno potrà spottare con calma rivedendo l'immagine più in là, e vi fa capire quanto in realtà lo stesso microrganismo, a seconda del terreno, può cambiare completamente forma o anche colore. Esatto. Penso la prossima piastra che Jacopo vi mostrerà è proprio una un homemade, cioè una foto fatta direttamente a Roma 3 sul mio bancone. Okay. E sono un set di piastre invece tutte uguali, in cui abbiamo la stessa specie di ceppi leggermente diversi, cioè diciamo, chiamiamole sottospecie leggermente diverse. Okay. Stai parlando del 50 Shades of Pseudomonas, 50 sfumature, okay, di no, Pseudomonas. No, quella mi hai detto di metterla alla fine. No. Mettila adesso, fidati. Vabbè. E praticamente si vede che addirittura a seconda del ceppo c'è un cambiamento questa. Di colore. Penso. Qual è 50? Non lo so, te lo... Non è infiorescenza? Su WhatsApp. No. C'è proprio scritto. Fare pre WhatsApp, web... Vabbè. Questo è il bello della diretta, ragazzi. Come vabbè, ma... C'eravamo vabbè, preparati in pre-live, ma non troppo, perché uno... Tanto ci sei tu a schermo intero, praticamente, quindi c'è il tuo faccione che perfetto, sta... Perché... Ci sono i dinosauri nel suo parco dei dinosauri? Ho sognato di farlo. Allora. Ci sono batteri nel tuo laboratorio di microbiologia? Esatto. No. Esattamente. No. Ci sono. Allora, praticamente in quell'immagine, che poi vi mostrerà con calma, ci sono praticamente tutti i ceppi di diverso colore, dal blu al rosso, al verde, al giallo, all'incolore. Che cambiano colore proprio perché hanno delle piccole modifiche genetiche che fanno sì che producano pigmenti diversi, che poi hanno un ruolo in quel caso, in quel particolare caso di microrganismo nella colonizzazione dell'ospite umano. Quindi parliamo sempre di microrganismi pericolosi per l'uomo. Okay. E fin qui diciamo che abbiamo parlato di cose che anche nell'Ottocento, nei primi del Novecento si poteva fare. E purtroppo e per fortuna, se vogliamo, è che dato che i batteri si potevano in questo modo vedere occhio nudo, hanno investigato poco il batterio a livello di singola cellula, ok? Di singolo microrganismo. Però in realtà questo salto è un salto pazzesco che sta aprendo adesso le porte a una serie di applicazioni praticamente infinite. E questo salto l'abbiamo potuto fare abbastanza recentemente. Dove era abbastanza recentemente, intendo dire, 7 anni fa. Ma perché? Zero. Quindi era il 2015. 2014. No, 2015. Stiamo invecchiati. No, 2014. 2014. Stiamo invecchiati, mi dispiace. 7 anni fa era il 2014. Ah, pensiamo no. Ancora che sia il 1999, ma no, è il 2014. Quindi se vedete i capelli bianchi è perché nel 2014 è stato praticamente dato il premio alla chimica, il premio Nobel per la chimica, a tre praticamente studiosi che sono Eric Betzing, Hell e Mörner, per la cosiddetta microscopia super risoluzione. Ora facciamo un passo indietro, perché non è stato con noi all'inizio della live?
non poteva sapere che esiste un limite fisico. Questo limite, con le tecniche convenzionali, era invalicabile e l'aveva fissato un certo Abbe. Ora, conoscere i limiti significa anche sapere come superarli, come vi ho detto all'inizio. E questo è esattamente quello che hanno fatto in tre modi completamente diversi questi signori che prima vi ho elencato. Cioè, hanno cosiddetto infranto il limite di Abbe, cioè il limite di diffrazione, con tre tecniche diverse. Ok, sono praticamente la Palm e la Storm, si chiamano un'altra la Stead. Senza entrare troppo nei dettagli, praticamente queste sono tecniche che hanno consentito di andare a esplorare l'interno del batterio. Cioè tutta quella roba che sta tra praticamente le cose all'interno della cellula, proteine, DNA e tutto il resto, fino ai singoli atomi. Tutta quella fetta che praticamente non era esplorabile in nessun modo se non a livello chimico con saggi indiretti, ora possiamo effettivamente vederla. Questa cosa è, secondo me, pazzesca e meravigliosa allo stesso tempo, perché grazie all'ausilio di tecniche particolari di fluorescenza abbiamo potuto tracciare anche il movimento delle proteine all'interno di una singola cellula batterica in tempo reale, mentre la cellula batterica è viva. Questa cosa, secondo me, fa accapponare la pelle a qualunque microscopista. È spettacolare, veramente. E tra l'altro, tutte gli speech, i discorsi delle Nobel Lecture dei tre studiosi iniziano proprio con "Thanks to Abbe, now we see". Sempre commemorando il suo sforzo fatto in passato per fissare questi limiti che poi sono stati superati del tutto. Ah, queste tecniche. La prima tecnica, che è quella stata scoperta, mi sembra, a livello proprio di storico, è la cosiddetta STED, che è un'evoluzione di un tipo di microscopia fluorescenza, che permette di vedere le molecole fluorescenti all'interno della cellula, che praticamente va a pulire il segnale della microscopia a fluorescenza. Questo è il concetto principale. Con un supporto di un laser ulteriore, queste sono cose un po' tecniche, però semplicemente ci aiutano a far capire che riusciamo a vedere a livelli di dettaglio pazzeschi il DNA, la membrana. Questo chiaramente è stato applicato anche sulle cellule umane, perché anche le cellule umane avevano questi limiti. Cioè il mitocondrio, che come tutti sappiamo dal liceo, non se lo scordiamo mai, oltre ai barbabietole da zucchero, se ricordavamo sempre che il mitocondrio era praticamente l'indu... No, come la chiamavano? La fabbrica di energia della cellula. Questa frase, questa catchphrase classica, esatto, è uno slogan della microbiologia. Anche il mitocondrio deriva dai batteri, si pensa, e c'ha le stesse dimensioni del batterio, tutti gli effetti. Quindi quello che c'era dentro al mitocondrio difficilmente si riusciva a vedere. Ok, tralasciando le tecniche a microscopia elettronica che lo hanno fatto leggermente prima di quella a super risoluzione, però quelle a super risoluzione permettono di farlo su una cellula viva. Questa è la grandezza. E quindi non ci sono artefatti di nessun tipo e possiamo vedere ciò che realmente accade in natura, in tempo reale, all'interno di una cellula. E anche dare delle tempistiche effettive. Cioè, quando uno dice quanto ci mette una molecola X a diffondere, non so se avete mai visto quei video fighissimi, fanno vedere questi bacini d'acqua e ci mettono questo colorante, fanno vedere come il colorante si sparge in maniera praticamente quasi iperattraente nell'acqua. Noi possiamo fare la stessa cosa però sulla cellula. Questa cosa veramente fa esplodere completamente il cervello. Tra l'altro, queste sono tecniche che ho usato anche personalmente io nella mia esperienza in Romania, tra l'altro in compagnia di una mia collega, Giulia Cavecchi, che salutiamo. Domani andremo proprio a utilizzare una di queste tecniche per un workshop a Monterotondo. È un'evoluzione della STED. Cioè, nel 2014 hanno inventato, adesso hanno raggiunto dei livelli ancora migliori, e quindi vi farò sapere se sui miei campioni vedrò qualcosa di... Fai qualche storia Instagram, così tu ci tagghi la persona... E le persone ci seguono e noi vi facciamo vedere come va a finire questa storia. Di Noia, senza dire, è completamente innamorato e dice: a vederlo funzionare lo STED è pazzesco, brilla come un faro. Tra l'altro, pun intended again, perché chi è? Sempre gli Asans Twitch, sempre loro colleghi che stanno tra l'altro in live. Oggi ci accavaliamo completamente perché loro di solito pure loro fanno il giovedì. Ogni giovedì vi ricordo che noi
a parte oggi perché era una giornata particolare, siamo in onda dalle 8:30, quindi poi ci diamo il cambio, insomma, ci accavalliamo un pochino, però poi ci diamo il cambio con loro, perché sono meravigliosi. Debra May dice, io me lo perdo, allora, sono Sara, dice fra parentesi. Ciao Sara! Io me lo perdo, cosa ti perdi? Cosa ti perdi, Sara? Non abbiamo capito. No, forse è la mia tesista, che salutiamo. Ah, ciao Sara, assolutamente non è stata, a proposito di coercizione, non è stata assolutamente quindi obbligata a seguire del proprio tutor. No, ma nemmeno io, live. È il motivo per cui Matteo è tornato da live, perché Massimiliano ha detto devi tornare perché voglio anche te. Esatto. No, cioè, mi piacerebbe dirlo che l'ho fatto in maniera diplomatica, ma no, l'ho proprio minacciato. Mi ha dato un solo messaggio e ho fatto, se non ci sei mi offendo mortalmente e piango. Apposta. Esatto. Tu quindi è il senso di colpa, è il senso di colpa più che altro, non è, sì. Esatto. Non è cattivo. È questo che sono qui. Esatto, grande. E dice, ok, quindi lei è proprio lei la tesista, okay. Mentre Yasen Switch ci sta seguendo con Chigo, che sono un gruppo di ragazzi e ragazze, e Chigo, insomma, lo sta facendo con il canale di Yasen Switch, sta seguendo due live contemporaneamente, ma noi lo sappiamo che lui è multitasking, che ce la fa. Allora, perfetto. E noi volevamo mostrare, chiaramente non sono riuscito a far vedere The 50 Shades of perché non me li faceva far vedere, però proviamo a mostrare altro. Quello sul mio Instagram. Oh, che tra l'altro se clicchiamo punto esclamativo ospite, potete andare a vedere sull'Instagram di Massimiliano questa dopo la live, ovviamente dopo la live. Allora, vi ho messo il link in chat. Dunque, stiamo parlando di però il fatto che, visto che comunque ci stiamo avviando verso un'ora e rotta di live, insomma, la gente a parlare di queste cose, no, è molto interessante, però deve seguire in maniera, come dire, esatto, deve seguire in maniera attenta, cerchiamo di fare, come dire, di dare un risvolto a questa spiegazione che sia anche un po' artistico. Nel frattempo Giacopo 991 ci segue e dice quanti batteri ha la barba di Massimiliano. Non lo so, ma forse se ingrandiamo in maniera enorme possiamo forse le mascherine a coli che vedevamo grazie di accendere il faro, grazie mille. Che tra l'altro è un batterio fecale, quindi spero di non... No, speriamo di no, speriamo di no. Allora, quindi vediamo un po' che opere d'arte la gente che ha tanto tempo da perdere in laboratorio riesce a creare. Mentre, giusto, tu hai preparato qualcosa, giusto, Massi? No, non ti bloccare, Massi. Eccoci. Eccolo, mi blocco io nel frattempo. Avevo frizzato, ma ci sono ancora. Cambio il coso. Bello della diretta. Io non so, fai partire le veline nel frattempo. Non ce l'abbiamo. No, condividi le foto, Max. Sì. Così facciamo vedere. Buonasera, Sakit. Sakit. Ti sei perso praticamente tutta la live, ma adesso faremo vedere le immagini di tante cose fighe. Quindi... Che qua, giusto appunto, presente una presentazione di alcuni batteri. Altro, e questa è una immagine, tra l'altro, di cui vado molto fiero, quella che vedete qui sotto, che sono tutta una serie di tecniche di microscopia a super risoluzione, a nano risoluzione, messe insieme, ok? Per ottenere proprietà multiple, per investigare proprietà multiple delle singole cellule, ok? Ora, oltre alla STED, al confocale che abbiamo nominato, ce ne sono anche altre molto fighe che permettono di spingere il limite di risoluzione ancora più in là. Dove per ancora più in là intendo dire proprio a livello di risoluzione atomica. Cioè consentono di vedere, e qui fermatevi tutti, reggete. Allora, infatti... Cerchiamo di sottolineare bene questo passaggio, perché sembra che state guardando, insomma, un paper classico, anche un po' astruso, anche un po' difficile, quindi gente, non vi spaventate, c'è chi lo può capire, c'è chi come me per esempio no, quindi quello che ci sta dicendo Massi in questo momento è che hanno fotografato, dimmi se sto sbagliando, Massimiliano, esatto. Ciò che... Cellule batteriche. Cellule batteriche.
Però tu dicevi? Con diverse tecniche, alcune di queste consentono di vedere i singoli atomi presenti sulla superficie delle cellule. Questo? Cioè, ora non ho... Suono che esplode, di esplosione del cervello. Quelle che vedete qui sono cellule batteriche, ma c'è la possibilità di zoomare sul singolo atomo volendo. Non ho questa immagine perché non era il goal di questo esperimento che dovevo fare. Mi servivano altre informazioni, ok, più di popolazione che esattamente sulla singola cellula. Però quello che si può fare in teoria con alcune di queste tecniche è proprio vedere gli atomi a tutti gli effetti. Assurdo. Ora, assurdo. Questa cosa è veramente assurda. Come si chiama la tecnica? Microscopia a forza atomica, appunto, okay. AFM. Ok, queste tecniche, tra l'altro, consentono, hanno proprio, diciamo, permesso di dimostrare, semplicemente vedendo, che tutto quello che era stato teorizzato essere una certa struttura chimica di una molecola, essere reale, essere vero, cioè combaciava perfettamente. C'era un'immagine, vabbè, che adesso forse potrà condividere Jacopo, se no adesso provo a farlo io, brevemente, in cui praticamente si vede esattamente il singolo, una singola molecola. Questa cosa è, appunto, lo ripeto sempre, pazzesca, completamente. Allora, per questo, diciamo che ripetiamo questa cosa che è pazzesco, perché Massimiliano durante tutta la live ci ha fatto un po' la storia, no? Ha spiegato che effettivamente fino adesso i limiti fisici, i limiti umani, cioè il fatto che noi obiettivamente non siamo fatti per vedere le molecole, fossero assolutamente prevalenti. Cioè, noi ancora oggi effettivamente abbiamo delle difficoltà, ma possiamo riuscire addirittura a vedere qualcosa che precedentemente era semplicemente teorizzato. Io non riesco a scordarmi di una lezione di chimica organica che ci diede il nostro professore quando stavo all'università, giusto Matteo, l'abbiamo fatta insieme, noi non stavamo allo stesso anno, e in questa lezione il professore ci ha spiegato tutte cose sugli atomi, sulle molecole, eccetera eccetera, e poi ci dice ma secondo voi tutto quello che vi ho detto è vero o falso? E noi chiaramente, come è vero o falso? In che senso? Sì, scusa, perché te vedi le molecole? Era romano, ovviamente, il professore, quindi ce lo disse così. E tutti quanti chiaramente hanno detto no, quindi abbiamo sbagliato facoltà, che cosa è successo? Abbiamo sbagliato facoltà? Oggi, finalmente, Massimiliano mi può suggerire la risposta che avrei dovuto dare tempo addietro, però in realtà probabilmente, insomma, non sono così vecchio, però insomma un po' di anni fa, dipende quanto tornato. Addietro, perché questo è abbastanza recente, perché è molto recente, per l'appunto non sono così vecchio, stavo dicendo, però essendo molto recente comunque forse non l'avrei potuta dare comunque questa risposta. Allora guardiamo la condivisione dello schermo di Massimiliano, che ci fa vedere una molecola. Esatto, così, debotto, senso. Una molecola. Questa è una molecola. Allora, innanzitutto spiegaci, a destra e a sinistra. A destra abbiamo la rappresentazione grafica, giusto? Esatto, a sinistra la rappresentazione reale. Sono dei veri esagoni, quindi non soltanto gli esagoni che noi disegnavamo, esatto, sul quaderno per dire questo è un benzene, eccetera eccetera. Sono dei veri esagoni. Esattamente. Questa è, tra l'altro, di una pagina che non a caso si chiama Microbiologia Italia, molto interessante, di divulgazione. Assolutamente, seguitela, assolutamente, sì sì, fighissima, in cui praticamente ha fatto vedere una di queste prime immagini pubblicate su un lavoro. Ora, premessa, è vero che è possibile con questa tecnica vedere i singoli atomi, però in particolari condizioni, perché chiaramente gli atomi devono essere fissati, fermi in un posto, altrimenti si muoverebbero e non ci sarebbe la possibilità di vederli in maniera così netta, nitida. Quindi ci siamo spinti a questo livello di risoluzione, sì, cioè la risoluzione è cosiddetta atomica, anzi subatomica, perché come potete vedere qui alla fine si vede proprio l'orbitale. A tutti si vede la nube, praticamente. Esatto, è una roba, elettronica, una roba, e al centro il nucleo dell'atomo. E qui praticamente siamo arrivati a dei livelli di dettaglio pazzeschi. Purtroppo per i biologi, questi livelli di dettaglio sono molto molto difficili da realizzare
sui campioni biologici, come al solito, sempre così. Quando fanno una tecnica, la puoi applicare in biologia, ma sempre facendo i salti. Ce la prendiamo in quel posto noi. Esatto, come al solito, sempre così proprio. E questo perché, come vi dicevo, i microrganismi hanno comunque dei pattern molto irregolari sulle loro superfici e spesso è difficile comunque riconoscere delle strutture così pulite come quelle che vediamo qua in fotografia, ok? Quindi tra l'altro, se vedete anche qua, interessante, nella terza immagine a partire dall'alto ci sono tre esagoni collegati da tre stanghette di mezzo. Quelli sono i cosiddetti legami atomici, doppi e tripli, in questo caso tripli. E tra l'altro si vede come sono fatti. Si vede il legame triplo. Si vede che è un legame triplo. Sembra un rigonfiamento. Assurdo. Questa cosa veramente... 3A sono 3 Armstrong, no? Lì c'era scritto 3A, erano 3 Armstrong, esatto. Che sono è la lunghezza della di un legame di 10 di molecole, alla due meno atomi. 10 metri. Assurdo, cioè, assurdo. Dice tante... In italiano come si dice? La decima parte del miliardesimo di metro. Tant'è che dice Sakit, che è stato un nostro primo sub, che dice che figo, pare finto. Sacco, se hai di nuovo libera la sottoscrizione, faccela, insomma, gratuita. Come tutti quanti, se volete potete sottoscrivere gratuitamente al nostro canale. Se premete sottoscrivi e avete Amazon Prime, potete farlo gratuitamente. Io lo ricordo così ogni tanto. Può far solo che bene. Benissimo, benissimo. Io prima volevo dire, per alleggerire un po', perché stiamo dicendo cose veramente mind-blowing, però anche belle pesanti, se avevi qualcosa da mostrarci di simpatico che si possono fare con i batteri. Lo so che non voglio fare questo ruolo di persona che vuole sempre cercare la cosa pop. No, ma nel programma... Cioè... Andiamo un po', ve lo dico. Ritornando un attimo ai batteri, sì, capito. E alle colonie. No, hai fatto bene a farlo vedere adesso, perché così abbiamo dato una bella... Siamo arrivati al punto. Vogliamo dare quindi vediamo un taglio creativo a questa live. Un taglio creativo. Se voi avete qualche domanda da fare a Massimiliano, approfittatene, perché Massimiliano chiaramente risponde a tutte le domande, però immaginate che lui, essendo un professore postdoc, lui sparisce come tutti i professori, cioè nel senso gli mandi la mail, non esiste più, capito? Poi ti risponde dopo... No, la tesista, che sicuramente sarà ancora online, la tesista lo potrà dire, lo potrà confermare, quindi adesso, anzi adesso probabilmente la tesista può scrivergli... Ma lei mi ha corretto il capitolo 1, il capitolo 0 della tesi? No, quindi, se lo rispondi sarà... Apposta. È così che Sara non si laureò più. Mai più nella vita. Allora, probabilmente tra le immagini più, diciamo, artistiche che ho da mostrarvi, non so se vedete la mia condivisione. Adesso è stato fatto... Sta caricando. Sì. Ok, vedete dall'alto, praticamente qui abbiamo fatto una serie di manipolazioni genetiche. Sacco, grazie della sub, vedi? Grande, Sacco. Dicendo di farla, la gente lo fa. Fa della sub, mi raccomando. Che ci sono. Comunque Sara dice che sei disponibilissimo. Beh, vabbè, ma vediamo. Lo direi pure io, ovviamente, se fosse il mio. Sto scherzando. Allora, praticamente una delle cose forse più colorate che ho da mostrare è, tra l'altro, di un lavoro abbastanza recente pubblicato in collaborazione con altri miei colleghi microbiologi, che saluto, Marta, Giordano e altri. Abbiamo praticamente fatto delle manipolazioni genetiche di un microorganismo patogeno e gli abbiamo fatto esprimere tre proteine fluorescenti diverse. Quindi abbiamo mischiato le popolazioni che esprimevano questi tre proteine fluorescenti, che sono qua, una in fluorescenza rossa, una verde e una in celeste, e praticamente abbiamo ottenuto questa sorta di immagine multicolore molto figa, che ci dice che quello che avevamo fatto era una prova che per vedere se effettivamente funzionava. Inoltre, una cosa altrettanto artistica era... Vi ricordate quando... Scusami Massi, lo sentite bene voi Massi? Sì. Siamo... Come si dice in televisione, ditemi in chat se lo sentite bene, perché io lo sento malissimo. Confermo super. No, niente. Cinzia dice: confermo super disponibile. Sakit dice: sì. Io lo sento, sembra veramente uscito fuori dal girone più basso.
dell'inferno. Sì, quindi vabbè, se il problema è soltanto mio, allora lasciamo così, perché veramente hai una voce tremenda nella mia cuffia, ma forse è soltanto il mio programma. E ringrazio Jess 160 Jess per aver acceso il faro. Grazie mille, grazie mille. Si sente bene, grazie. Scribius si sottoscrive, grande, un'illustratrice, ripeto, meravigliosa, meravigliosa. Andate a seguire pure lei, che è meravigliosa. La seguiremo sicuramente. Quello che e vi poi noi aspettiamo prima... il super disegno del party con David Guetta, una batterica, quella, esatto. Quella sarebbe un grande regalo per il mondo. A proposito di party, come vi dicevo, i microrganismi possono dare origine a forme di vita proprio sociali, come se fossero un condominio a tutti gli effetti, formando quello che in genere si chiama biofilm. Questa è un'immagine di biofilm fatti da questi tre microrganismi che vi fa vedere una cosa molto interessante, cioè i microrganismi gentilmente si separano in tre popolazioni distinte quando lo formano, come se capissero dove sono i limiti di uno e dove sono i limiti di un altro, cioè come se ci avessero proprio degli appartamenti in un condominio privati e sapessero che qual è il limite da non valicare per dare spazio al prossimo microrganismo. Questa è forse una delle cose più carine che abbiamo fatto e anche visivamente fighe. Questo è il merge, cioè la sovrapposizione di questi tre canali, celeste, verde e rosso, e vedete che dove c'è il rosso non c'è il verde, dove c'è il celeste non c'è il rosso e così via, e sembrano effettivamente completamente separati, quindi è come se questo condominio... Tre ceppi batterici della stessa specie. Sì, uguali. E nonostante, cioè, ci fossero delle differenze minuscole... Esatto, perché queste formazioni... Oltre alle proteine differenti... Niente, assolutamente nulla. Erano ceppi cosiddetti isogenici, identici, ma che esprimevano... ognuno una proteina fluorescente diversa. Perché questa cosa è molto interessante. Il biofilm, cioè questo stile di vita, si forma a partire da una formazione che si chiama, per questa specie, che si chiama Pseudomonas aeruginosa, funghi. Una formazione che si chiama funghi perché semplicemente ricorda la forma di un fungo col cappelletto, eccetera. E queste originano da una singola cellula. Ok. Quindi le cellule, crescendo, si delimitano il proprio spazio in questo modo e non invadono lo spazio altrui. Veramente c'è un mondo dietro e anche una cosa in aperto studio, non è facilissimo capire come i microrganismi tra loro comunicano, ma quello che sicuramente vi dico è che proprio come in un condominio se litiga, ci siete ammazzate alle riunioni oppure effettivamente si vive in armonia, anche i batteri fanno la stessa cosa comunicando, ok? A volte urlando, cioè pestandosi fra di loro, altre volte invece cooperando. Meraviglioso, meraviglioso. Soprattutto detto in romano, dà ancora più il senso del condominio e della gente che si è. Tra l'altro, a proposito di stile di vita, in qualche modo, da colonia, non so se Iavo ha la possibilità di mostrarli, ci sono delle immagini contest artistici. Oh, questo, volevo arrivare a questo in realtà. Molto fighi. Chiudiamo con una nota di creatività. Oh, terminiamo con una nota di creatività. Allora, l'ASM, cioè l'American Society of Microbiology, ogni anno fa dei contest di disegno. Come dice, di disegno però su piastre petri. Cioè si utilizzano dei microrganismi che, avendo tutti i colori diversi perché producono dei pigmenti, eccetera, per disegnare letteralmente su piastre. Questa cosa è di una bellezza assurda. E quando vedete i tutorial su internet, come nei migliori tutorial di disegno, eccetera, sembra tutto facile, ci provi te, uno schifo che metà basta, una colonia sopra l'altra. Allora vi dico soltanto una cosa. E una delle prime immagini che feci per Life era una piastra petri con scritto Life, con un ceppo che esprimeva proteina fluorescente verde, e quindi dava la scritta fluorescente verde. Brutta! Brutta, cioè ho fatto tipo 6 tentativi, uno solo era buono. C'è una cosa proprio Life, che si legge Life ma si legge anche Life. Io me lo ricordo. Eccoci, allora sì, si vede, la vedono soltanto loro chiaramente. Dei tutorial di disegno, ve lo consigliano anche a voi. Qual è, allora, penso la domanda un po' sciocca, però senza dire il quadro penso sia ovvio qual è il quadro. Vediamo se in chat lo scrivono, ma credo, insomma, non voglio insultare l'intelletto di nessuno. Dico solo, è post-impressionismo.
così per collocarlo anche a livello storico. Ah, tra l'altro, a proposito, intanto che la gente scrive che quadro è questo, Massimiliano è anche un artista, quindi se andate sul suo Instagram, che abbiamo linkato prima, lui dice fa dei bellissimi disegni e potete andare a vedere ogni tanto qualcosa che produce, perché è veramente molto molto bravo. La notte stellata, giustamente, Scribius dice la notte stellata, giustamente. C'è neanche un altro molto bello, però di pura invenzione, che si chiama L'estate e l'inverno, che è l'altra immagine da mostrare. Qui c'è praticamente... Sono due volti, uno di fronte all'altro, uno ha caratterizzato da colori caldi, l'altro da colori più freddi, ovviamente rispettivamente l'estate e l'inverno, e quello ha vinto il contest. Ce n'erano moltissimi bellissimi, devo dire, stupendi, avevano rifatto anche molti quadri di Van Gogh, cioè, fanno veramente la qualunque su quello. Però quello ha vinto per la maestria nell'utilizzo delle specie, perché praticamente ha utilizzato una specie che si chiama Bacillus per dare l'effetto di neve, perché fa queste colonie frastagliate che sembrano dei fiocchi di neve. La specie invece rossa è Serrazia marcescens, che produce un pigmento che si chiama prodigiosina, che è di colore rosso, e tra l'altro ha un sacco di applicazioni antitumorali, eccetera. E cosa ancora più interessante, quando ha seminato i microrganismi dell'inverno e dell'estate, chiamiamoli così, ha fatto in modo che tra loro competessero per lasciare lo spazio tra le due. Cosa vuol dire? Quando c'è competizione su una piastra,